per il prossimo ospite, secondo me la cosa migliore è farvi vedere come voi lo accogliete quando si presenta nei palazzetti dello sport di tutta Italia. È un professore di fisica. Guardate. Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita. Fa quel che leggi sul giornale e certe volte anche alla sfiga. Non ci vuole un fisico bestiale, sai, speciale, sai, anche per bere e per fumare, sai, fumare, sai. Ci vuole un fisico bestiale, perché siamo barche in mezzo al mare. Amacondo, professore di fisica ma anche star dei social, Vincenzo Schettini. Oh, you make me wanna shout, hands up, shout, shout, come on now, shout, yeah, shout, come on baby, shout, shout. Oh, ben arrivato Vincenzo, grazie. Schettini. Allora, grande prof, ma io ti devo chiamare prof, devo darle del lei? Assolutamente no, ma se vuoi chiamami prof. Ma ti piace prof, allora mi piace. Mi hanno accolto con una musica che mi ricorda una cosa pazzesca, quando ho cominciato col gruppo gospel, shout. Bellissimo, grazie. È un caso? Non lo so. Vedi? Chissà. Ma certo, perché a Macondo succedono queste cose, queste sinergie di armonia tra uomini e natura, perché la nostra è una terra pacificata. Allora, Vincenzo Schettini, qual è la tua Macondo? La mia Macondo è una terra che condivide la conoscenza, la mette a disposizione di tutti. Tutti in Macondo imparano e condividono quello che hanno imparato con gli altri, perché in realtà così si cresce. E nella mia Macondo i giovani hanno parola, i giovani decidono su cosa si deve fare per il futuro. Sono loro che hanno in mano il potere di cambiare le cose. È vero, beh, noi abbiamo dato e daremo e diamo sempre spazio a questi grandi movimenti proprio che nascono da giovani, ed è giusto ascoltare la loro voce. Esattamente, e assolutamente noi siamo d'accordo con te. Allora, dopo l'incredibile successo del tuo libro La fisica che ci piace, hai pubblicato un secondo libro che si chiama Ci vuole un fisico bestiale. Ci vuole un fisico bestiale. Peraltro con la prefazione del premio Nobel Giorgio Parisi, che salutiamo, che è stato ospite qua da noi settimana scorsa. Allora, tu in questo libro racconti un po' la vita dei grandi scienziati, no? Ce ne sono tanti. Dicene qualcuno che... Cioè, non solo la vita, anche la fisica, perché naturalmente io non voglio mai perdere la mia connotazione, certo, di professore. E tra questi c'è il grande Nikola Tesla, che in realtà ha come plasmato il futuro nel quale viviamo. Certo. E plasmerà, poi le sue conoscenze in realtà plasmeranno continuamente quello che succederà più in là. Vi faccio un esempio, perché comunque in questo libro potreste leggere e scoprire nomi che Madame Curie, Enrico Fermi, Albert Einstein, Leonardo da Vinci. Newton. Ora, secondo te, prof, questi scienziatoni che hanno davvero cambiato il nostro modo di vivere grazie alla fisica e alla scienza, sarebbero tutti ambientalisti? Allora, non solo sarebbero ambientalisti, ma sarebbero delusi da come non abbiamo saputo sfruttare quello che loro hanno immaginato e le equazioni che hanno scritto, perché in realtà è tutto scritto. Noi abbiamo tutto a disposizione, ma non abbiamo saputo utilizzare, insomma, chi ha avuto la possibilità di farlo, di utilizzare la conoscenza che hanno messo a disposizione per sfruttare bene una cosa che si chiama energia, perché noi lo sappiamo, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, e questa trasformazione dell'energia doveva essere chiara fin da subito ed utilizzabile. Quindi sarebbero ambientalisti, ma molto arrabbiati col mondo moderno. Ecco, tu menzionavi Tesla poc'anzi, sì, no? Che noi, sì, associamo, diciamo, a un mondo molto moderno, anche a un personaggio, insomma, molto famoso che conosciamo. Ma invece, che cosa ha cambiato Tesla nella nostra vita? A nostra insaputa, quasi, per molti di noi. Facciamo qualche esperimento, ti va, va bene, Camilla? Certo. Così ti faccio vedere qualcosa e magari ti interrogo. No, 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 prof, abbiamo detto di no, che mi guardano le mie figlie e non devono mai, mai cadere l'idea che hanno della loro madre. Allora, Tesla era fissato, sì, con l'elettricità. Era nella sua testa, lui era, insomma, era il signore dei fulmini. E in pratica quello che è successo è... Sì. L'aver intuito questa sorta di legame tra i campi elettrici e i campi magnetici. Ce l'ho qui, abbiamo una batteria, sì,
abbiamo un magnete, ok? E qui abbiamo un filo di stagno. Se io poggio questo filo in questa maniera, sì, il filo ad un certo punto inizia, guardate, tocca ed inizia a girare su se stesso. Lasciate perdere che si allontana, perché per inerzia naturalmente continua a girare. Ma quando è a contatto sotto, che cosa sta succedendo? Sta circolando corrente su questo filo di stagno. Vedete, sì, il modo in cui gira? Fallo con me, guarda. Sì. Con la mano destra fai questo, fate questo lavoro qua, tutti quanti, con la mano destra. Ma vicino? Se seguite il verso della corrente. Ah. Questo ci sta dicendo che le cariche si muovono in questo... Sì, esatto, questo è il verso, cioè, sì, questa forza che va sul, sì, filo. Le cariche si stanno muovendo in questa maniera. Sì. Le cariche in movimento si comportano come dei piccoli magneti e quando sono immerse in un campo magnetico subiscono una forza. Quindi lì avete visto in questo momento un passaggio, una trasformazione da corrente elettrica, da energia elettrica a energia cinetica, il motore elettrico, come funzionano le macchine oggi. Contrario, da energia cinetica a energia elettrica. Qui abbiamo all'interno una spira che ruota in un campo magnetico. Questo movimento, questa danza, sì, la chiamerei io, questa rotazione, sì, genera corrente elettrica. Questa è stata l'intuizione di Tesla. Tesla si è accorto che la corrente avrebbe dato il futuro alla civiltà, in particolare la corrente alternata, una corrente che varia, mentre la corrente continua è questo, la corrente alternata è questo. Questa corrente alternata avrebbe raggiunto tutte le case, avrebbe raggiunto tutte le famiglie, avrebbe dato la possibilità a tutti di vivere il futuro. E quindi ha plasmato tutto questo, quello che noi viviamo, il mondo in cui noi viviamo oggi. Per io amo perché Vincenzo parla giustamente con una passione, con una carica giustamente della fisica, della sua materia adorata. A me che faccio fatica a capire la differenza tra corrente come alternata e corrente continua, ecco, no, per dire, no. Poi però... ti mando qualche dispensa. Bravo, bravo, tu manda che qua ce n'è di bisogno, no? Senti, invece una cosa, noi siamo a Macondo, ovviamente lo sai, trattiamo di temi ambientali, di clima, certo, allora, e di energie sostenibili. Esatto. No? Tema fondamentale. Allora, il fotovoltaico. Esatto, come, esatto, cioè, com'è che lì c'è il sole, fa caldo, tac, rimbalza, luce, boom, energia in casa. Anche lì è una trasformazione di energia, perché qui abbiamo visto da energia elettrica a energia cinetica, da cinetica ad elettrica. Che cosa succede col pannello fotovoltaico? Noi abbiamo energia solare, quindi fotoni che colpiscono al pannello, il pannello, e con un'energia sufficiente liberano elettroni che iniziano a muoversi. Quindi abbiamo da energia solare ad energia elettrica a disposizione senza produrre anidride carbonica. Questi, certo, pannelli, il pannello fotovoltaico, questo viene chiamato effetto fotovoltaico. Un certo Einstein ha vinto certo il Nobel, sì, per un effetto molto simile chiamato fotoelettrico. Questa roba qua è a disposizione da sempre per noi. E noi adesso stiamo cominciando a svegliarci, insomma, e a diffondere questo tipo di tecnologia. Però in realtà il mondo funziona così, cioè quando poi c'è richiesta i prezzi si abbassano. Quindi bene, dobbiamo cominciare ad aprire gli occhi. Continuiamo su questo. Continuiamo a richiedere, esatto, ovviamente più richiesta. Esatto. Senti, perché c'è una mela qua? Eh beh, c'è una mela perché in realtà la fisica e i fisici sono stati sempre illuminati da qualcosa che accadeva intorno a loro. E quindi Newton e la fantastica mela che gli è caduta in testa gli ha fatto capire in realtà che quella forza che governa il movimento degli oggetti va sempre verso il basso, la cosiddetta forza di gravità, era dovuta al fatto che gli oggetti hanno delle masse. Per esempio, ti dico una cosa che ti piacerà da morire. Tu sai che io e te ci attraiamo con la stessa forza che funziona per la Terra e questa mela? Ci stiamo attraendo. Ma certo, vabbè, ma è inevitabile, scusa. Sì, in aereo. Ora, lo dico anche perché io che faccio questo programma è tutto, però faccio anche un programma di viaggi, che è ovviamente la domenica che è il Kilimangiaro, quindi io stessa mi trovo in una condizione di contraddizione, perché per lavoro, per piacere, prendo gli aerei perché voglio conoscere il mondo, quindi dove, come posso impattare di meno? Come si può inquinare di meno? Allora, questa in realtà è una situazione complessa, perché noi immaginiamo sempre il futuro governato dall'elettricità. Parlavamo un attimo fa di Tesla, no? Tutto verrà elettrificato nel futuro. Questa è una posizione sbagliata. Cioè la transizione energetica passa attraverso diversi canali. Ad esempio gli aerei non verranno elettrificati, non in un futuro prossimo, nemmeno le navi, neanche le grosse industrie, quelle che producono il vetro e l'acciaio.
C'è qualcos'altro da vedere in maniera molto chiara, per esempio l'idrogeno. Okay? Allora, l'idrogeno è il futuro, il cosiddetto idrogeno verde è il futuro del futuro. Per, voi sapete qual è l'elemento più abbondante nell'universo? L'idrogeno. È dappertutto. E dov'è sul pianeta Terra in maniera molto molto forte? Nell'acqua. Cioè l'acqua è formata da idrogeno e ossigeno, però per avere l'idrogeno come carburante tu lo devi dissociare, devi fare la cosiddetta elettrolisi dell'idrogeno, che si fa oggi. Mi sta diventando molto tecnico, No, però attenzione. Non abbandonate. Guardate, è molto semplice. Tu fornisci, vi ricordate la trasformazione dell'energia? Sì. Fornisci energia elettrica e dissoci l'idrogeno dall'ossigeno, ottieni il tuo idrogeno. Ma da dove viene quell'energia elettrica? Dai combustibili fossili. E quindi oggi c'è un dato chiaro che per produrre un chilo di idrogeno, che bruciato non produrrebbe anidride carbonica, sarebbe perfetto per gli aerei di cui parlavamo prima, si immettono 9-10 kg di anidride carbonica all'atmosfera. Qual è la soluzione? Il rinnovabile. Perché se tu mi produci quell'energia elettrica che ti serve per fare l'idrogeno dalle fonti rinnovabili, non immetti anidride carbonica, usi l'idrogeno per poter alimentare ad esempio gli aerei del futuro e non immetti anidride carbonica neanche con l'idrogeno. Quindi vedete che esistono. Ci sono soluzioni. Ci sono soluzioni, solo però che gli elettrolizzatori, cioè quelli che adesso, vi ricordate prima i pannelli solari, 15 anni fa costavano un botto, certo, adesso costano di meno. Gli elettrolizzatori che servono per fare l'elettrolisi dell'idrogeno adesso costano moltissimo. Tra qualche anno. Servono giovani che investano, che creino start-up, che vengano finanziate. Il punto sono sempre loro, i ragazzi. Allora, il futuro sono loro. Imparare dalla natura, noi abbiamo una caratteristica in più. Abbiamo il linguaggio, abbiamo la conoscenza a disposizione. Quello che succederà nel prossimo futuro sarà questo. Chi riuscirà a condividerla questa conoscenza, chi sarà determinato nel collaborare, detterà queste regole. E questo potrà dare un passo diverso a quello che stiamo vivendo. Grazie mille a Vincenzo Schettini per essere stato con noi questa sera, aver giocato con noi e con la sua meravigliosa scienza. Noi vi diamo appuntamento per quanto riguarda Macondo, ovviamente a sabato prossimo, sempre in prima serata su Rai 3, ma noi, mi raccomando, ci vediamo domani su Rai 3, 17:15 circa, per il nostro appuntamento domenicale con il Kilimangiaro. Da noi è tutto qua da Corso Sempione e allora io darei fiato alle trombe alla nostra Gaudas Jump Band.